Domanda. Sì, siamo con Stefano Fessai, stilista e creativo in veste inedita scrittore per parlare delle cronache riguardo il coronavirus. Sì, no, Diario di un lockdown è un diario che racconta praticamente quello che c'è successo dall'8 di marzo 2020 e che ancora ci sta condizionando la nostra vita. Dall'8 marzo ho iniziato a disegnare questi, io chiamo disegni parlanti, che raccontano, diciamo, giorno per giorno quello che è stata la pandemia. I disegni chiaramente sono disegni che cercano di sdrammatizzare questa grave cosa che ci è successa, che ha coinvolto tutto il mondo. E, cosa dire? Per me fare questo è stato come cercare di metabolizzare questo mostro che io chiamo in questi disegni e cercare di cogliere, diciamo, tutte quelle cose che ci emozionavano e che ci rendevano la vita difficile. Pensavo di finire il diario nel 2020, ma purtroppo questo diario ha continuato, questi disegni ho dovuto continuare a farli perché il 2021, dove tutti noi ci aspettavamo di avere una vita migliore al 2020, purtroppo il virus ha continuato a condizionarci la vita, anche se in maniera diversa, perché abbiamo iniziato a capire come curarlo, sono arrivati i vaccini e quindi, diciamo, questo ci ha riportato ad avere una vita, tra virgolette, con delle regole, ma abbastanza normale. Il 2021, nel 2021 ho iniziato a disegnare in maniera diversa. I disegni hanno anche un coinvolgimento politico, perché in questo periodo sono successe un sacco di cose che comunque mi portavano a raccontare anche la politica e oltre anche avvenimenti, diciamo, importanti come i giochi olimpici, i campionati europei, che io comunque ho voluto raccontare alla mia maniera. Il libro finisce con due disegni che per me sono stati, diciamo, a livello emotivo molto importanti. Uno dove rappresento le Paraolimpiadi, dove chiaramente quello che succedeva ci faceva capire come è importante avere forza e avere sempre coraggio nella vita, e l'altro drammatico, il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. Ecco.